Quindi, quando Gesù parla di croce, parla di quello che sta per capitare a lui. Avete fatto caso a cosa dice? Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno. E cosa vuol dire prendere la croce ogni giorno? Staga lì, tacac, anche se costa, anche se diventa difficile in certi momenti, anche se chiede di fare delle scelte che ci fanno fare la figura del cretino davanti a chi non la pensa. Anche se qualcuno ci emargina per questo, subirne le conseguenze è mica facile. Però avete fatto caso che non dice amate la vostra croce, cercate la vostra croce, desiderate la vostra croce, abbiate a cuore la vostra croce, sapela quando la ria. E arriva sempre dove meno te l'aspetti di solito, è vero o no? Sa però quando la ria è stato e te boto, sta lì. E poi c'è il terzo, mi segua. Questo principio del dolore, a parte le scelte private che possono avere alcuni dubbi, ma è stato chiarito un concetto In teoria sì, come... in pratica ripeto. Se non ho un bagaglio mio, come stasera ho potuto chiarire, ma arriva quello che non sa nulla, o meglio, ha una sua fede, può andare lì perché c'è È un'eredità, convinto di trovare un e aiuto si e trova se questo. trova è un bracat è del Medioevo. Non so se mi spiego, il rischio è che possono trovare fedeli in Dio con una loro fede, però se si trovano coloro che dovrebbero essere C'è da sperare che incontri qualcun altro e gli chieda ma com'era la faccenda che è che l'ha a ciarire robe. perché un conto è la scelta personale di alcuni, un conto può diventare proprio il Sì, perché il rischio contesto. per noi sai qual è dopo 2000 anni? Ripetere certe frasi senza rifletterle. Una cosa quando la ripeti per un anno, 10 anni, 50 anni, 100 anni, 200 anni, 300 anni, senza ripensarla, alla fine diventa uno stereotipo che ti porta molto al largo, dove i piedi non toccano più per terra. Ogni tanto bisognerebbe certe formulazioni, certi modi di pensare, ripensarli per poterli vivere in modo decente, giusto? Che tutto sommato la differenza cos'è? Non è tanto nel dire devi soffrire o non devi soffrire. Semmai non cercarla, non pensare che a Dio piace che tu soffra, ma ti chiede di fidarti di Lui anche nei momenti in cui devi soffrire, che è un'altra cosa. Sei d'accordo, eh? E un conto è che è Lui che ti manda la sofferenza perché è bello che tu soffra. Quindi guarda che Lui ti chiede di fidarti di Lui anche se non muove un dito per addolcirti la pillola che stai ingoiando e che ti fa piangere, ti fa urlare. Le mie stesse robe, eh? Anche se l'effetto poi si spera che sia positivo anche per chi la pensa ancora nel modo, è vero o no? Perché non è che sono diventati dei diavoli i santi perché si mettevano in cilicio. Cioè potevano essere santi anche senza farlo, no? Non è quel fatto lì che li fa diventare santi, ecco. Per esempio, quando c'è una guerra, perché non vengono bombardato l'ospedaletto e il governato ha fatto quello che ha fatto quei voti, eccetera, eccetera. Questo, che cosa vuol dire? Vuol dire andate a cercare, fanno... Appunto, secondo è vitale, eh? Per fortuna che nessuno ha detto, speriamo che ci bombardino. Che molti muoiono sotto le bombe perché questo piace a Dio. Ma il voto, se tu non mi fai No. quello... Esatto, il contrario. Il voto l'ha fatto prima o dopo? Ce n'è a decine, Ecco. dice. Io ti dico, se lo so... Ecco, se lo facciamo prima il voto, se mi va bene lì, se non mi succede questo, se non mi succede quell'altro, se me la cavo lì, se me la cavo là, io faccio questo. Assomiglia molto a quello di Giacobbe, vi ricordate Giacobbe? Dopo il sogno che ha fatto a Betel? O non vi ricordate più, eh? Ah, Sì, Dio, mamma. mi ha passato di Nella Marco, l'ultimo genito, certo. storia di Giacobbe si racconta che mentre scappa da suo fratello perché gli ha rubato la primogenitura e quello vuol farlo fuori, di notte si ferma tra le montagne della zona vicino a Gerusalemme, l'attuale Gerusalemme, è convinto di essere un fallito, perché credeva di aver toccato il cielo col dito fregando la primogenitura, invece che tu scappare di casa, e col pericolo che se quell'altro lo becca di farlo fuori. Lì si addormenta su sta roccia e di notte sogna, Gli sogno, angeli. la scala La scala Gli che angeli viaggia. che vanno su e quindi Dio è presente e sente una voce, che sarebbe la voce di Dio, che gli conferma la benedizione. L'hai rubata, comunque l'accetto, accetto che cada su di te la mia benedizione e da te uscirà così, così e così e così e così. Per cui gli dà coraggio, gli dà speranza, gli dà forza.
Quando si sveglia al mattino, erige un altare, cioè prende una pietra, la mette dritta e fa un voto e dice: se arriverò dai miei parenti, se troverò quello che devo trovare, se tornerò sano in buona salute, se avrò benessere, eccetera, con tutta una serie di, se vi ricordate, gli 7-8, allora io farò in modo che il Dio di mio padre, di Abramo, sia il mio Dio. Picche bello! Se, prima presenta la lista della spesa, tu mi saldi tutto il conto, allora dice: bravo, credo in te, bel coraggio, e la fede che era lì. È fede quella lì. Opportunismo. Andrebbe dato prima. Però lì era che io farò questo. Un altro dice: io farò, invece non so, farò un'elargizione, farò... Per carità. Se che suo amore, se che suo più, cosa mia, è vero o no? Quel senso lì, quella logica, quello è logico, quello è un altro aspetto. Non è un accettare tutto. Esatto. Fare un po' questo, l'ideale sarebbe... Se piacerà a te che a noi vada bene in questo bailamme che stiamo vivendo, noi ti ringrazieremo e magari faremo anche questo e questo, però è sempre un mezzo di interesse personale, per cui l'atto di fede è sempre un po' spurio in quelle cose. O che dire, forse in Notre Braille a salvarsi, ecco. Si riconosce che è un dono comunque, l'aspetto positivo è quello. La forma è discutibile un po', se vogliamo andare per il sottile. Per tutte quelle quando per piovere, per esempio, fanno mica le processioni perché non piove. Ma adesso un po' che si fa più, Che io sappia, non si fa più le erogazioni. Che io sappia, a livello di chiesa almeno italiana, è dal 78 che non si fa più queste cose. Non so se vi ricordate, ma nel 78 c'è stato un periodo di siccità terribile, è durata 2 o 3 mesi in tutta Europa, a un punto tale che in Francia, in Germania, in Olanda, avevano cominciato a ammazzare le bestie perché era più niente d'aria e non pioveva, i raccolti deperivano. E una domenica mattina all'Angelus Paolo VI, poco prima che morisse, sembra che è morto quell'anno lì in agosto, dice: e preghiamo anche per i nostri agricoltori europei che stanno soffrendo tanto a causa della siccità, perché il Signore manda un po' di acqua. Ha cominciato il de dopo in Inghilterra con nubifragi, dopo l'Inghilterra l'Olanda, dopo l'Olanda il Belgio e la Francia, la Germania, il bastore, mezza Europa sott'acqua, basta le pregare perché il più no, per dire, non stare attenti, ecco. Ha sempre fatto le rotazioni qua. Sì, perché poi noi veniamo da popoli profondamente pagani, sia i Celti, sia i Germani, erano profondamente pagani, religioni naturali soprattutto. E nel Medioevo non è che hanno potuto evangelizzare i popoli che arrivavano tutte le volte che arrivava uno nuovo. Molte volte hanno cristianizzato più che evangelizzato. Iriamo a convertire il capo, tutti gli si fa a battesare, battagliude, prece de fra, padre, figlio, spirito santo, e battesato. Però la fede era quel che era. Per aiutarli poi a credere nel concreto, una delle cose che hanno fatto è stato cristianizzare tante abitudini loro pagane. Una di queste è quella dei campi. Nella religione magica celtica, i campi erano dominati da forze demoniache. Perché ad essere un raccolto utile, bisognava cacciare via i diavoli cattivi e invogliare gli spiriti buoni. Allora per cacciare via i diavoli cattivi cosa facevano? Facevano le battaglie. Finte battaglie, cioè i soldati a cavallo, armati di tutto punto, percorrevano su e giù i campi, brandendo le spade e le lance per cacciare via sti diavoli. Dopo cosa restava del raccolto su via? Però era l'unico modo nella loro cultura per garantirsi un minimo di raccolto. Ecco, la Chiesa ha cercato di cristianizzare queste abitudini, non dicendo non esiste il diavolo o lo spirito buono, eccetera, eccetera. Però che siamo in mano a Dio, ecco, preghiamo Dio che se la mandi buona. E da lì sono venute le erogazioni. Un tentativo di cristianizzare queste abitudini pagane. Ha un poco a che fare col cristianesimo, però le benedizioni delle stalle, mica sono nel Vangelo, è il trattato Gesù che dice andia a benedire le stalle e il talde. Beh, oggi è Sant'Antonio Abate, tradizionalmente era il giorno della benedizione delle stalle degli animali in genere, no? Ma sono tradizioni dove si mescola la fede. Noi siamo nati, siamo vissuti con queste tradizioni. Sì, però la fede è qualcosa di più. Adesso cerchiamo di andare alla fede che c'è sotto. I cristiani prima di noi, poi è facile per noi giudicarli, ma
mi ti sentisci Chopin, mila in fa o senta in fa, 1200 anni fa, dove ogni 15-20 anni arrivava un popolo nuovo che ribaltava tutto, massacrava tutti, radeva al suolo e bisogna ricominciare da nuovo. La Chiesa in quei secoli ha avuto di quei problematici a sopravvivere proprio. E ringrazio il Signore che la gara fa, è vero o no? Allora ci siamo sulla croce?